Ciao, sono Giulio Davì e in questo podcast vi parlerò del gioco di ruolo in tutti i suoi aspetti. Vi calerò in un mondo di avventure epiche e storie fantastiche in perfetto stile cappa e spada, attraverso la passione che mi ha portato a sviluppare un manuale di gioco ed un libro basato sulla sua ambientazione. Seguitemi ogni venerdì alle 21 su Web Radio Senza Barcode. In Exodus, il gioco di ruolo. Giocatori e giocatrici, vi aspetto! Giocatori e giocatrici, bentornati sulla Web Radio Senza Barcode. Io sono Giulio Davì e oggi, 7 gennaio, con il favore del nuovo anno, andremo a parlare della figura che gestisce un gioco di ruolo, il Master. Nelle prime puntate abbiamo parlato di come il Master tragga le sue origini dal cosiddetto capo comico delle prime compagnie teatrali del Seicento, ossia quella figura che gestiva le scene degli attori e forniva loro indicazioni. Il Master, Game Master, Dungeon Master, Cantastorio, Narratore, che dir si voglia, ha diversi ruoli all'interno di un gioco di ruolo. Il primo ruolo è sicuramente narrare gli eventi che prendono forma dalle scelte dei giocatori. Un'opera di fantasia così variegata non è facile da proiettare nella loro mente. Ricordatevi che i giocatori vedono attraverso le parole del Master, per cui avere delle buone doti comunicative, un ampio lessico e magari riuscire anche a modulare la voce per interpretare i vari personaggi sono tutte caratteristiche molto apprezzate. Il Master non deve necessariamente scrivere ogni singolo evento, ogni singola mappa, ogni singolo particolare, e questo perché magari i giocatori sceglieranno di affrontare determinate sfide in modi che il Master non si aspettava. Cercare di portare per forza i giocatori dove si vuole non sempre è una buona idea. Ciò potrebbe forzare il gioco e farebbe intendere al giocatore che in realtà non è così libero come crede. I giocatori devono essere sì consapevoli delle conseguenze delle loro azioni, ma il Master deve essere, e questo è veramente difficile, il più imparziale possibile. È ovvio che porre l'attenzione narrativa su alcuni aspetti porterà i giocatori a focalizzarsi su quelli, ma devono anche essere liberi di cambiare idea quando vogliono. Per questo un buon Master deve sempre essere in grado di improvvisare le scelte più disparate e le situazioni che non aveva previsto. È questo che fornisce realismo e profondità al gioco, altrimenti tutto sarebbe già scritto e dunque scontato. Certo, alcuni punti cardine delle avventure che un Master propone devono essere chiari, ma come arrivarci deve essere una scelta del giocatore, senza forzature. Un gruppo di avventurieri potrebbe dover affrontare un nemico particolarmente ostico, tuttavia potrebbe farlo in diversi modi, come raggirarlo, convincerlo, corromperlo, o magari anche aggirandolo furtivamente per evitare lo scontro. Non sai mai cosa deciderà di fare un giocatore, ma devi essere sempre pronto alle conseguenze. Per imparare non serve che la pratica, come in tutte le cose. Un'altra regola d'oro per evitare rallentamenti o incomprensioni è che quale che sia il regolamento che si utilizza, l'ultima parola deve essere sempre del Master. In altre parole, il Master funge anche da arbitro, come nello sport. Quello che dice, per quanto contestabile, va rispettato. Questa è ovviamente una convenzione che si usa per non spezzare il gioco e per evitare a monte di creare discussioni su qualsivoglia aspetto del gioco, e questo è molto importante. I commenti sono sempre costruttivi, ma vanno fatti alla fine di ogni partita. Solo in quella sede il Master potrà dare spiegazioni su determinate scelte. Ma ricordiamo che lo scopo del gioco di ruolo è sempre divertirsi, non si vince e non si perde, senza contare che alla fine sono i dadi che decideranno l'eventuale partita del vostro personaggio. Per cui non siate troppo severi con i Master. Veniamo ai dadi. I giocatori spesso e volentieri dovranno tirare dei dadi per superare determinate prove di abilità. In Exodus, per esempio, il Master tira i suoi per determinarne il successo. Per esempio, un personaggio costretto a compiere un salto pericoloso dovrà effettuare un tiro sull'abilità di acrobatica con il proprio bonus, se lo possiede, o un malus, se non la possiede. Collana editoriale Senza Barcode, per autori non omologati e non omologabili. È il gruppo CTL Editore per Libeccio Edizioni a pubblicare i libri della collana editoriale curata dall'associazione Senza Barcode. Invia il tuo manoscritto a libri@senzabarcode.it. Saranno letti e valutati. Se ritenuti idonei, verrà fatta una proposta editoriale per un contratto che non prevede acquisto copie e neppure
di versare un contributo per la pubblicazione. L'associazione Senza Barcode si occuperà anche di lavorare con te sulla copertina e poi la promozione, firma copie, presentazione del tuo libro online e offline e poi festival, concorsi, rassegne letterarie. Insomma, se sei un autore, tira fuori il sogno dal cassetto e invia a libri@senzabarcode.it la tua biografia, il manoscritto e la sinossi. Anche se il tuo libro non sarà considerato pubblicabile, riceverai una risposta. Prosa, poesia, racconti, tutto quello che hai da dire. Tuttavia, anche se dovesse ottenere un numero magari basso, se il master effettua il suo controtiro alla prova e ottiene ancora meno, l'impresa sarà comunque considerata un successo, anche se di poco. Facciamo un esempio più specifico. Leoric l'elfo sta scappando da un'orda di goblin inferocita ed è costretto, per seminarli, a saltare al di là di un ponte interrotto. Si rende conto che la cosa è fattibile per quanto complicata, quindi decide di effettuare un tiro su acrobatica con il suo bonus di +4. Ottiene 14 con il tiro di dado a 20 facce per un totale di 18. Il master contrappone il suo tiro alla prova, ottenendo un magro 7. In questo caso, il salto di Leoric risulterà un grande successo, permettendo all'elfo di compiere addirittura una capriola in salto e di raggiungere l'altro capo del ponte con uno slancio atletico degno di nota. Garvil Nano, tuttavia, che si sta dando alla fuga come l'elfo, non essendo abile nei grandi salti, vista la stazza e la statura, dovrà effettuare un tiro su acrobatica con un malus di -4 alla sua destrezza, che già è una caratteristica in cui non eccelle. Tira il dado e ottiene 13. Con il malus di -4 il risultato finale è 9. Tuttavia il master tira e ottiene 8 con il dado del tiro contrapposto alla sua prova. Il fato ha decretato che il goffo salto del nano ha comunque sortito l'effetto sperato. Garv rischia di cadere per un soffio nel vuoto, ma la sua resilienza nanica gli permette un ultimo slancio atletico che lo salva da morte certa. Tutto è determinato dal fato, anche se le nostre abilità sono sufficienti, ci sono situazioni in cui non bastano, ed altre in cui, nonostante la mancanza di abilità, sono necessarie e bastano a portare a casa il risultato. Avere un bonus più alto permette certo una più alta percentuale di riuscita, ma a volte anche i principianti riescono laddove gli esperti falliscono, no? Le dinamiche con cui un master ha a che fare sono davvero molteplici, dalle descrizioni più statiche di luoghi naturali o città, a quelle più rocambolesche come inseguimenti o scontri in movimento su tetti o carrozze in corsa. Tutto sta nel fare un bel respiro e lasciare che la mente focalizzi le immagini. Poi si tratterà solo di narrarle ai giocatori come le viveste di persona. Più realistiche saranno per voi, più realistiche risulteranno i giocatori. Rumori, profumi, sapori, tutto può essere descritto con le parole. Basta solo usare quelle che vi ispirano di più. Il tempo lo detta sempre il master. Descrivete, lasciate che i giocatori elaborino quanto descritto e ascoltate bene ogni parola che vi dicono, perché tutto ciò che i vostri giocatori pronunciano dovrà a vostra volta essere elaborato per essere utilizzato nelle descrizioni future. In questi casi è buona norma segnarsi alcuni avvenimenti, stilare un piccolo riassunto della partita a fine sessione o magari il giorno dopo, giusto per fissare degli avvenimenti salienti finché sono freschi. Questo per non incorrere anche in contraddizioni future che magari possono verificarsi quando i giocatori hanno segnato delle informazioni che vanno in contrasto con quello che invece il master ha detto. In quel caso scrivere nero su bianco può essere uno strumento molto utile. Alla fine un buon master deve sempre mettersi nei panni dei suoi giocatori, così come i giocatori si mettono in quelli dei loro personaggi. In un gioco di ruolo, se il master non si diverte, è facile che i giocatori lo percepiscano, quindi non abbiate paura di osare. Ricordate che il controllo del gioco è nelle vostre mani, seppure all'inizio dovesse risultarvi complicato. Se anche oggi non vi siete addormentati, io vi attendo sempre qui, sulla web radio Senza Barcode, nel podcast Exodus, il gioco di ruolo. Giocatori e giocatrici, vi aspetto! Ciao, sono Giulio Davi e in questo podcast vi parlerò del gioco di ruolo in tutti i suoi aspetti. Vi calerò in un mondo di avventure epiche e storie fantastiche in perfetto stile cappa e spada, a
attraverso la passione che mi ha portato a sviluppare un manuale di gioco ed un libro basato sulla sua ambientazione. Seguitemi ogni venerdì alle 21 su Web Radio Senza Barcode. In Exodus, il gioco di ruolo. Giocatori e giocatrici, vi aspetto!